connessione ottima, perché in realtà pur andando pianissimo, noi sostanzialmente da Piazzale Tecchio a qua ci abbiamo messo pochissimi minuti. Considerando il tragitto parte da Bagnoli, arriva a Garibaldi, con qualche piccolo miglioramento in attesa del cantiere della linea 6 che deve finire, ci vuole da Bagnoli a Garibaldi con la bici un quarto d'ora, quindi praticamente si attraversa la città in condizioni perfette, quindi l'impegno nostro è di fare queste piste ciclabili in tutta la città. Mi auguro che i napoletani accettino la sfida di essere i primi nell'uso delle biciclette, quindi sfatare un mito che a Napoli non si può andare in bicicletta. 16 km di lunghezza per collegare la zona est e quella ovest, per un costo di 1 milione di euro di fondi vincolati che potevano essere utilizzati solo in questo modo. È la pista ciclabile di Napoli, inaugurata questa mattina alla presenza del sindaco De Magistris e di tante associazioni e semplici cittadini che da Piazzale Tecchio hanno raggiunto il lungomare fino a Castel dell'Ovo percorrendo il primo tratto della pista. Questa pista ciclabile è realizzata per mettere in sicurezza i ciclisti e le cicliste. Pensare che si possa fare una pista ciclabile che non incrocia niente a Napoli, ma vale anche per Amsterdam, Copenaghen o Bologna, è impossibile. È una pista ciclabile che tiene conto del territorio che attraversa, che naturalmente è integrata col trasporto pubblico e, lo diciamo, oggi è un piccolo successo, un piccolo pezzo di una rete che noi vogliamo molto molto più ampia. Il progetto, una volta concluso, collegherà tutta la linea di costa da Bagnoli a San Giovanni a Teduccio. Con questo diamo un segnale importante che anche a Napoli è possibile andare in bici e credo che la grande attenzione che c'è da parte dei cittadini, della popolazione, ma anche dei produttori, dei venditori di biciclette, ci dice che è una scelta giusta. I ciclisti potranno inoltre utilizzare i mezzi pubblici, le funicolari e la linea 6 della metropolitana, portando gratuitamente le biciclette sui treni. La risposta è stata, secondo me, straordinaria, lo sarà sempre di più, perché la bici significa stare meglio in salute, si fa risparmiare tanti soldi, si sta anche, diciamo, meglio. Napoli è una città straordinaria, la vivi anche meglio e la conosci anche meglio. Cioè, vedi i problemi girando in bici, li segnali, intervieni su quei problemi, insomma, è uno strumento di mobilità del futuro.